davanti al Palazzo Storico, sede del Partito Comunista Italiano, che vide il protagonismo di Pio La Torre, impegnato nel sindacato con la CGIL e nel Partito Comunista Italiano, che ha subito il declino di questi ultimi anni, questi ultimi decenni, ma al tempo stesso la straordinaria novità, la straordinaria capacità di futuro di Pio La Torre. Pio La Torre è riuscito a trasformare la lotta agraria, la lotta delle campagne, in uno straordinario impegno di milioni di persone per la pace, dimostrando una grande capacità di visione rispetto al tema dei diritti e ponendo la pace come diritto tra i diritti degli uomini, delle donne e dei lavoratori. Un'altra straordinaria visione nell'impegno di contrasto alla mafia, che poi ha prodotto col suo sangue, dopo la sua morte, la legge La Torre, la legge Rognoni La Torre, che rispondevano a intuizioni. È più importante sottrarre il potere economico ad un mafioso di qualunque altra misura sanzionatoria, perché la mafia non è un delitto, la mafia è un sistema criminale, ed è un sistema criminale di potere politico, di potere economico, di potere religioso, di potere culturale. E Pio La Torre intuì con queste due grandi visioni come fosse necessario coniugare i diritti dei braccianti con il diritto alla pace e al tempo stesso il diritto alla legalità con colpi forti a quel sistema di potere che aveva bisogno di risorse illegali per poter mettersi la maschera e continuare ad essere dentro il sistema dell'economia, perché il mafioso non è contro lo Stato soltanto, ma è dentro lo Stato. Non è contro il sistema economico, ma è dentro il sistema economico. Non è soltanto contro la Chiesa, ma è dentro la Chiesa. Buttare fuori la mafia dallo Stato, dalla politica, dalla vita economica, è stata la missione di Pio La Torre, al quale dobbiamo dire grazie e dire missione compiuta. Spetta a noi non negarla, spetta a noi non mortificarla, spetta a noi soprattutto completarla ogni giorno, sapendo che abbassare la guardia serve soltanto a far tornare al governo della città, al governo della regione, al governo del paese il sistema di potere criminale mafioso.